distribuzione ineguale dei vaccini è appunto il segno probabilmente di una catastrofe morale. È stato il direttore generale dell'OMS che si è espresso in questi termini. Pensate, per darvi l'ultimo numero, che noi avevamo in programma nel primo trimestre di vaccinare 20 milioni di persone, siamo a circa 5 milioni e mezzo, quindi è molto difficile che a fine marzo si arrivi ai 20 milioni in Italia, che è un paese sviluppato, o dovrebbe essere. Allora, sulla disponibilità delle dosi dei vaccini incide la proprietà intellettuale, e incide la proprietà intellettuale. Ed incidono altre, incidono i brevetti per invenzione, ed incidono altre forme di controllo dell'informazione come i segreti, commerciali. Dunque, di sicuro la proprietà intellettuale è un tema rilevante, per la pandemia, non solo per quanto riguarda i vaccini, ma anche per quanto riguarda tutto quello che costruisce, la conoscenza, utile a produrre dispositivi medici, farmaci e appunto anche vaccini per contrastare la Covid-19, il virus, la malattia che è scatenata dal virus. Quindi quello a cui stiamo assistendo è, diciamo, a un'esigenza di accedere, ad esempio, alle pubblicazioni scientifiche, ai dati della ricerca, e a una serie di altri dispositivi per poter appunto contrastare l'avanzata del virus. Le tecnologie vaccinali, in particolare, sono oggetto di brevetto per invenzione industriale. Il brevetto per invenzione industriale, dal punto di vista dell'effetto economico, è sostanzialmente un monopolio legale. Ma, come vi accennavo, il controllo esclusivo delle informazioni riguarda anche altre forme giuridiche di controllo esclusivo, cioè i segreti commerciali e anche i diritti di esclusiva sui dati relativi ai test clinici di sicurezza, una regolamentazione che deriva dall'articolo 39, paragrafo 3 dei TRIPS, che sono i Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, cioè gli accordi relativi alla proprietà intellettuale nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il brevetto per invenzione industriale, lo dico a beneficio di chi non avesse tanta familiarità con il brevetto, è sostanzialmente un diritto di esclusiva, quindi, come dicevo, un monopolio limitato in ampiezza e durata, dura 20 anni, trasmissibile mediante contratto, ad esempio attraverso una cessione, oppure attraverso un trasferimento limitato in ampiezza e in durata, quindi una licenza che può essere una licenza esclusiva oppure una licenza non esclusiva. Esistono brevetti di prodotto e brevetti di processo. Per avere diritto all'esclusiva occorre appunto ottenere il titolo brevettuale e questo passa attraverso un procedimento amministrativo gestito da un ufficio che in Italia si chiama Ufficio Brevetti e Marchi, che verifica i requisiti per la brevettabilità, che sono la novità, l'attività inventiva, l'applicabilità all'industria, la liceità e la sufficiente descrizione. Allora, spesso, diciamo, viene individuato il brevetto come un'alternativa al segreto, industriale, segreto commerciale. Perché? Perché il brevetto prevede appunto, la sua pubblicazione. Dopo un certo tempo, normalmente 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto, il brevetto viene pubblicato. E viene pubblicato con una sufficiente descrizione. Questo significa che il contenuto dell'invenzione industriale poi diventa pubblico e anche se il titolare del brevetto ha il controllo esclusivo sull'invenzione, tutto il resto del mondo lo può, studiare. Quindi c'è una specie di trade-off, un patto tra il pubblico, che concede il brevetto, il titolare del brevetto, il titolare del brevetto gode di un'esclusiva, ma il pubblico ha un accesso alla conoscenza. Tutto questo in teoria. Perché, ad esempio, la sufficiente descrizione è compiuta strategicamente da coloro i quali si dedicano appunto alla redazione di questi documenti. Quindi il brevetto descrive soltanto alcune cose della tecnologia, e
e dunque molto rimane nel controllo esclusivo del titolare del brevetto, il che significa che questo trade-off è tutto da dimostrare in concreto, cioè la possibilità di accedere alla tecnologia attraverso la pubblicazione del brevetto è qualcosa che va verificata di volta in volta. Ovviamente ci sono una serie di problemi sui brevetti, per esempio sull'effettiva novità di alcuni brevetti, quindi c'è una polemica su questo, ad esempio in ambito farmaceutico, perché si dice che a volte gli uffici brevetti concedono brevetti che non meriterebbero di essere concessi. A fronte della concessione di un brevetto per invenzione industriale che su un vaccino che avviene all'interno di un territorio dello Stato o in più territori, perché il titolare del brevetto può decidere di estendere il brevetto in vari stati, il brevetto, ripeto, è un titolo territoriale, quindi riguarda soltanto lo Stato che lo ha concesso o gli stati che lo hanno concesso. A fronte di questa situazione, se si vuole in qualche modo accedere alla conoscenza del brevetto e renderla disponibile a tutti, esistono una serie di strumenti giuridici. Uno è la licenza obbligatoria, con cui lo Stato impone al titolare del brevetto di licenziare il brevetto stesso, anche a terzi, non solo allo Stato, a fronte del pagamento di un equo compenso. Poi c'è l'espropriazione, prevista per esempio in Italia dall'articolo 141 del codice della proprietà industriale, e poi c'è una legislazione di emergenza, cioè poteri di intervento sulle imprese, requisizione per esempio della tecnologia, in casi come quelli della pandemia. Ad esempio la Francia si è dotata di una legge di questo genere, cioè lo Stato francese ha il potere di intervenire pesantemente sulle imprese per accedere a tutti i dispositivi utili al contrasto della pandemia, un po' come avviene nei periodi di guerra. L'altro strumento che può fare da cappello agli interventi a livello nazionale è quello della sospensione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale e dunque anche dei brevetti, perché è una possibilità che è concessa dall'Organizzazione Mondiale del Commercio anche in riferimento alla proprietà intellettuale. Questa richiesta è stata avanzata il 2 ottobre dall'India e dal Sudafrica e ha avuto l'adesione di tantissimi stati e di associazioni che premono appunto per la condivisione della tecnologia vaccinale. Devo ricordare a coloro che magari non sono addentro alla materia che l'Italia sorprendentemente non dispone di una norma sulla licenza obbligatoria in caso di tutela della salute pubblica come è la situazione attuale. Quindi c'è una lacuna assolutamente inspiegabile a mio modo di vedere, perché in altri grandi stati europei invece la licenza obbligatoria c'è. Ora, se andate un po' a seguire il dibattito, ho creato una pagina web pubblica su questa lezione sul mio blog robertocaso.it e quindi potete andare a spulciare un po' della documentazione che ho cercato di raccogliere. Ecco, se andate a vedere quella documentazione troverete un filone che sostanzialmente sostiene che i brevetti non sono il problema in questo momento storico. Potete diciamo, trovare traccia di tutto questo sul Foglio, che è stato uno dei quotidiani, a livello almeno italiano, è stato uno dei quotidiani che ha assunto questa posizione più pro patent, più a favore dei brevetti. Ora, l'affermazione che i brevetti non sono un problema a me pare avventata, per una serie di ragioni che adesso esprimerò. Ma cercherò anche di come dire, sfatare alcune informazioni poco corrette, se preferite delle fake news. Ripensavo alla frase ipse dixit e diciamo, mi viene da pensare che quando è stata coniata quella frase un po' di anni fa, evidentemente si stava pensando ai tweet del professor Burioni, il quale a un certo punto, nell'ambito di questa discussione, dice i brevetti non sono il problema, peraltro Moderna li ha rilasciati. Ora, anche su questo di fare un pochettino di chiarezza. Allora,
vi farò grazia, diciamo, di una letteratura sterminata che solleva dubbi di fondo sulla proprietà intellettuale e sui brevetti. Quindi non posso entrare evidentemente nel dettaglio di questa letteratura, ma posso dirvi però che esistono modelli teorici che immaginano un mondo migliore, quindi un mondo che funziona meglio, senza i brevetti, in particolare senza quelli sui farmaci. Ho messo diciamo, la fotografia di Giorgio Gaber perché questo mi ricorda un po' la famosa canzone di Giorgio Gaber su che cosa è la destra e che cos'è la sinistra. Ecco, se andate a vedere la letteratura sulla proprietà intellettuale, non riuscite a capire se la proprietà intellettuale è di destra e di sinistra, perché l'ostilità nei confronti della proprietà intellettuale è assolutamente trasversale. Quindi c'è un pensiero liberista che classificherei più a destra rispetto al pensiero socialista, che è da sempre ostile alla proprietà intellettuale. Ultimo in termini temporali è probabilmente il famoso libro di Boldrin e Levin contro la proprietà intellettuale, Against Intellectual Property, tradotto in italiano dalla Terza, abolire la proprietà intellettuale. Ora, questa discussione è in gran parte di taglio teorico, perché il problema è che al momento la proprietà intellettuale c'è e non possiamo fare una precisa analisi empirica di come sarebbe l'innovazione senza la proprietà intellettuale e i brevetti. Quindi al momento disponiamo di una difficile analisi empirica partendo dall'esistente, quindi da una scelta politica a monte che è quella di concedere la proprietà intellettuale, che è un monopolio, come dice uno dei famosi liberisti, uno dei più famosi, von Hayek, che è un monopolio artificiale creato dallo Stato. Ora, che cosa succede all'interno del dibattito dei brevetti e della pandemia? Che appunto questo dibattito si polarizza. Io non voglio entrare nel gioco della polarizzazione, però mi limito ad sollevare alcuni dubbi sugli argomenti che sono stati spesi a favore dei brevetti. Uno è quello di Burioni, Moderna ha rilasciato i brevetti. Allora, questa frase dal punto di vista giuridico non significa alcunché, perché Moderna non ha rilasciato i brevetti, ha soltanto dichiarato unilateralmente che non tutelerà i brevetti durante la pandemia, che è una cosa molto diversa, perché rilasciare un brevetto, inteso diciamo nel linguaggio giuridico, tradotto in un linguaggio giuridico, sarebbe rinunciare al brevetto, per esempio pubblicare e distruggendo la novità brevettuale prima di chiedere il brevetto stesso. Come dicevamo, il brevetto funziona sulla novità, quindi se colui che ha inventato la tecnologia, invece di chiedere il brevetto, pubblica, distrugge il requisito della novità. Questa è una scelta che è nella possibilità, nel potere di chi ha inventato. Chiunque inventa può scegliere di inventare oppure può fare come Jonas Salk sul vaccino antipolio, di non brevettarlo. Seconda affermazione, i prezzi sono già molto bassi, quindi in realtà non abbiamo un problema di prezzo monopolistico. Allora, andando a guardare almeno le notizie che sono accessibili sui prezzi praticati dalle imprese, in realtà questi prezzi appaiono differenti, quindi le imprese praticano prezzi differenti in territori e in stati differenti. Che cosa significa un prezzo basso? A questo punto lo dobbiamo capire meglio. Ma in ogni caso, dal mio punto di vista, il problema del monopolio non è un problema solo riguardante il prezzo, è un problema di potere decisionale. Dare un brevetto, quindi dare un monopolio sul vaccino, significa che sarà l'impresa a decidere a chi vendere, quando vendere e così via. Terza affermazione, i brevetti non sono decisivi, serve anche il know-how, per cui le licenze obbligatorie sarebbero sostanzialmente inutili. Come vi ho detto all'inizio della lezione, anche io ho dei dubbi sul fatto che le licenze obbligatorie possano essere del tutto efficaci. Ciò nonostante è anche vero che poter disporre dell'uso del brevetto potrebbe aiutare, cioè potrebbe essere la base sulla quale costruire una produzione autonoma senza bisogno di rivolgersi alle imprese. Quarta argomento ricorrente.
intervenire giuridicamente sui brevetti, per esempio con un'espropriazione o con una licenza obbligatoria, distrugge l'incentivo. Ora, questo è un argomento chiaramente proiettato al futuro, perché si dice se si interviene sui brevetti si distrugge quello che sarà l'incentivo a produrre nuovi vaccini, nuovi farmaci. Ora, questo argomento è sostanzialmente non dimostrabile sul piano empirico in questo momento, perché non abbiamo un termine di paragone. Non sappiamo se in realtà questo incentivo sparirebbe in assenza di brevetto. In ogni caso c'è un controargomento che riguarda il diritto dell'emergenza. Siamo in una situazione pandemica, usciremo da questa pandemia solo quando avremo una campagna vaccinale efficace in tutto il mondo, forse è il caso di intervenire giuridicamente sui brevetti. C'è poi un argomento che secondo me è difficilmente confutabile, ed era quello a cui ho accennato prima. Il brevetto, diritto di esclusiva, ha un effetto molto importante, che è un effetto direi politico. Sposta l'asse decisionale dal potere pubblico al potere privato, le case farmaceutiche. I disastri che sono in corso sono sotto gli occhi di tutti. Non è quindi solo una questione di prezzo. E dobbiamo considerare che le decisioni delle case farmaceutiche sono orientate al profitto, mentre gli stati dovrebbero avere a cuore la salute, innanzitutto la salute dei propri cittadini. Questo implica che il problema della gestione della proprietà intellettuale va affrontato a monte, e cioè nel rapporto tra pubblico e privato. E qui entro in un terreno che è innanzitutto storico, quindi vi offro alcune pillole di storia, fermo restando che se volete approfondire dovete fare un po' di ricerca sul materiale, sul tanto materiale che c'è a disposizione. Allora, i brevetti sui farmaci non sono sempre esistiti e non sono esistiti ovunque. Fino all'avvento delle biotecnologie a basso costo, era lo Stato che aveva un ruolo preminente nella produzione dei vaccini. Quindi esistevano anche istituti di ricerca privati che si dedicavano alla produzione dei vaccini, ma sicuramente lo Stato aveva un ruolo altrettanto importante, se non addirittura preminente. Poi la produzione è stata via via lasciata alle imprese. Quando le biotecnologie hanno consentito di scalare i costi e quindi di abbattere i costi e di dare alle imprese la possibilità di produrre più facilmente queste stesse tecnologie, lo Stato sostanzialmente ha dismesso la sua capacità di produrre vaccini e l'ha delegata alle imprese. Tuttavia il ruolo dello Stato rimane molto rilevante sul piano della ricerca di base. Se non che la ricerca di base, che prima era sostanzialmente una ricerca pubblica, non solo nel senso che veniva finanziata dal pubblico, ma anche nel senso che veniva resa pubblica, a un certo punto, come anticipavo all'inizio della lezione, ha subito il processo della commercializzazione della ricerca delle università. Questa commercializzazione della ricerca e delle università incrocia anche il fenomeno della mercificazione della conoscenza scientifica. Pensate che tutto il nostro sistema di infrastruttura di comunicazione della scienza è stato delegato, per fare un esempio diverso dai brevetti, cioè l'editoria scientifica è stato delegato ai privati. Quindi tutto l'ecosistema delle pubblicazioni scientifiche è nelle mani di grandi imprese, sempre di meno nelle mani di piccoli editori, perché queste grandi imprese come Elsevier monopolizzano tutto lo scenario della infrastruttura tecnologica di comunicazione della scienza. C'è una legge simbolo della nuova ondata liberista che colonizza anche l'università, ed è il Bayh-Dole Act del 1980 statunitense. Questa legge sostanzialmente dà la possibilità, dà il diritto alle università finanziate con fondi pubblici federali degli Stati Uniti di brevettare quello che è stato trovato con il finanziamento pubblico. Quindi da quel momento in poi le università americane hanno il diritto di brevettare quello che è stato finanziato con i soldi dei contribuenti. È una scelta appunto che cade simbolicamente nel 1980, quando ormai l'onda liberista in piena avanzata
siamo in epoca reganiana, e a un certo punto, con un certo ritardo, direi un bel po' di ritardo, il mantra del trasferimento tecnologico, cioè il fatto che la brevettazione universitaria sarebbe stata la nuova pietra filosofale, arriva anche in Italia. E l'Italia, con giovanile quanto immotivato entusiasmo, sposa o cerca di sposare, in maniera per la verità piuttosto abborracciata, il modello legislativo americano, modificando anche la legge dei brevetti. Consentitemi di fare un po' di amarcord. A quanto pare non è molto elegante autocitarsi, ma sono andato a rileggermi, perché ovviamente non me le ricordo, le cose che avevo scritto diversi anni or sono, quando ancora non mi occupavo di scienze aperte, di accesso aperto. Mi occupavo invece però di trasferimento tecnologico dall'università al mercato, e avevo scritto, leggendo, ma non avevo scritto niente di originale, avevo solamente cercato di leggere con attenzione la letteratura americana, avevo scritto che l'inevitabile compressione del pubblico dominio, determinata dal trasferimento tecnologico e della libera circolazione delle informazioni, potrebbero comportare costi eccessivi nel lungo periodo, nonché sortire un rallentamento piuttosto che un'accelerazione dell'innovazione. Quindi il modello della brevettazione universitaria probabilmente non è il modello migliore. Che significa tutto questo in epoca pandemica e di vaccini anti-Covid? Che si leggono notizie di stampa, forse le avrete lette anche voi, ma se non le avete lette le potete trovare nella documentazione che ho accumulato, nel sito che vi ho detto, si leggono notizie di stampa in cui anche in Italia la tal università ha brevettato un vaccino anti-Covid e che sta per cedere il proprio brevetto a un'impresa privata. Potrebbe anche essere un'impresa privata estera oppure un'impresa italiana controllata dall'estero, come pare sia in uno di questi casi italiani. Ora, tutto questo a me è apparso, e qui voglio aprire un terreno di discussione con voi, è apparso veramente paradossale. Perché? Perché se è vero che l'università è in grado di arrivare al brevetto del vaccino, vuol dire che il ruolo della grande impresa farmaceutica, cosiddette Big Pharma, è sostanzialmente marginale. Questo sembra essere, per esempio, il caso di AstraZeneca, in cui a quanto pare, a quello che sono riuscito a capire, l'Università di Oxford ha avuto una importanza fondamentale. Ora, vorrei capire se questo modello, cioè dell'università finanziata dai soldi del contribuente, che brevetta il vaccino e cede il vaccino all'impresa, sia effettivamente il modello migliore che noi possiamo immaginare. Io, diciamo, assieme ad altri colleghi, ho immaginato un altro modello, infatti lo abbiamo messo per iscritto e mandato al governo, come si dice, a futura memoria. Quindi in quella lettera aperta dell'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta, noi immaginiamo questo tipo di modello. L'università e gli istituti di ricerca pubblici pubblicano le invenzioni e quindi distruggono la novità brevettuale. A quel punto la tecnologia è a disposizione di tutti, non solo dell'Italia ma del mondo intero. Lo Stato si fa carico dei test clinici di sicurezza, che costano molto ed espongono evidentemente colui che fa i test al rischio di andare incontro all'insuccesso. Le imprese producono e praticano prezzi concorrenziali, come si fa con i farmaci generici. A livello mondiale si riproduce lo schema della rete di monitoraggio della vaccinazione per l'influenza. Alla fine della mia presentazione c'è l'indicazione di un bellissimo articolo di una collega americana che si chiama Amy Kapczynski, la quale ha scritto un lunghissimo articolo di 100 pagine in cui descrive appunto come funziona la rete di monitoraggio vaccinale mondiale dell'influenza, che appunto non si basa sulla proprietà intellettuale, ma si basa sulla scienza aperta. Mi avvio alla conclusione per poi aprire un dibattito con voi e sono quindi giunto al terzo punto, in cui declino diciamo, le possibilità che noi abbiamo
sia sul diritto dell'emergenza, cioè su quello che possiamo fare in questo momento a fronte della pandemia, sia sul piano del diritto del futuro. Allora, innanzitutto, a mio modo di vedere, l'Italia deve dotarsi di una norma sulle licenze obbligatorie, pur essendo lo strumento della licenza obbligatoria limitatamente efficace. È abbastanza scandaloso che uno Stato avanzato come l'Italia non abbia una norma che consenta allo Stato di intervenire sulla licenza obbligatoria in una situazione di tutela della, emergenziale della salute come questa. Andrei anche oltre la licenza obbligatoria e cercherei di ispirarmi al modello francese, dando allo Stato i pieni poteri di intervento sulle imprese per quanto riguarda il contrasto alla pandemia. A livello mondiale si dovrebbero sospendere i diritti di proprietà intellettuale, come chiesto dall'India, dal Sudafrica e da tanti altri, per tutta la durata della pandemia, e condividere le informazioni. Questo è quello che si potrebbe fare sul piano del diritto dell'emergenza. Guardando al futuro, perché purtroppo potrebbe non essere l'ultima pandemia, visto lo stile di vita che abbiamo messo su negli ultimi 100 anni, ecco, a fronte di questo futuro noi forse dobbiamo ripensare il rapporto tra la ricerca pubblica e la ricerca privata, soprattutto nel campo dei brevetti sui farmaci. Quindi prendere anche in considerazione l'abolizione dei brevetti, senza che questo suoni assolutamente scandaloso, o almeno prendere in considerazione l'abolizione dei brevetti su alcune particolari categorie dei farmaci, ripensare i segreti commerciali e l'esclusiva sui dati clinici, che non ho trattato oggi, ripensare la regolamentazione dei brevetti universitari e del trasferimento tecnologico, disciplinando in modo stringente i conflitti di interesse, perché qui la commercializzazione dell'università assume una connotazione piuttosto sinistra, nel senso che il professore che inizia a brevettare e poi, come dire, viene ammaliato, viene affascinato dall'idea di poter guadagnare, di poter valorizzare nel senso di guadagnare, è qualcosa di diverso, almeno nella mia idea, dal classico professore universitario. E poi tradurre in regole operazionali il diritto umano alla scienza, che è fotografato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, oltre che dal Patto Internazionale sui diritti civili, culturali, sempre delle Nazioni Unite, all'articolo 15, che appunto sarebbe declinabile, secondo anche quello che dice le Nazioni Unite, che dicono le Nazioni Unite, anche nel senso del diritto umano alla scienza aperta. Quindi questo, diciamo, programma di traduzione delle regole operazionali nella classica dichiarazione del diritto umano, del diritto universale, è ovviamente un programma, diciamo, legislativo e giurisprudenziale molto ampio, che non ho il tempo di affrontare qui, ma ve la lascio come spunto di riflessione.